Un mondo tra le mani, vestita dei colori e delle creature del mare, della montagna e delle colline, sorridente come il sole. Non poteva che rappresentare la Madre Terra, la pupatta protagonista del carnevale di Villetta Barrea, borgo antico sulla riva dell'omonimo lago, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, famoso per gli orsi e i cervi, che qui non sono una minaccia, ma familiari e gradite presenze. La pupatta è uno dei simboli del carnevale di Villetta, è stata inventata da Pasquale Ciarletta, detto Pasquale Umatto, che fu il primo a creare questa pupatta. La pupatta è il carnevale, anche il pupazzo proprio di carnevale, lei diciamo rappresentava la moglie di carnevale. E col passare del tempo questa tradizione si è un po' modificata e quindi ora la pupatta ogni anno prende un tema, quest'anno il tema è della terra, della madre natura, della terra e della bellezza della varietà del mondo e del pensiero degli uomini. Il corteo del martedì grasso è tornato a sfilare per le vie del paese, attorniato da tante bambine e bambini in maschera, a seguire i giochi in piazza, dal ruba bandiera ad un 2-3 stella, quelli prima dell'avvento delle PlayStation e degli smartphone. Infine, a chiudere come ogni anno questo carnevale semplice d'Abruzzo, la pupatta, regina per un giorno, ha preso fuoco, tornando cenere in segno di buon auspicio. E per avere anche l'occasione, l'anno che verrà, di immaginare e creare un'altra pupatta, perché le tradizioni, come le stagioni, devono sempre rinnovarsi. Al termine del corteo e della festa comunque pensata per i bambini, alla pupatta viene dato fuoco come simbolo di purificazione, di buon auspicio per l'anno nuovo, quindi l'inverno che va via, la primavera che sta per arrivare e comunque legata anche alla tradizione cristiana della fine delle feste di carnevale e dell'inizio della Quaresima, quindi del periodo di penitenza della Quaresima.